Voracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mentre si risparmia. Questo è un periodo ricchissimo di uscite ed è veramente complicato stare appresso a tutto quanto. Tra titoli attesissimi, edizioni fisiche, Collector's Edition, ce n'è veramente per tutti i gusti. E come se non bastasse, Nintendo ha anche fatto partire una nuova campagna sconti su eShop, questa volta intitolata Festival di Febbraio. Qui vengono promessi sconti pazzeschi e incredibili, mai visti prima. Ma come al solito, le offerte messe in evidenza dalla grande N non sono convenienti per niente, soprattutto se confrontate con le edizioni fisiche. Quindi oggi andremo a rovistare l'eShop per verificare se ci siano o meno delle offerte realmente imperdibili. Il tutto passando attraverso Deku Deals, il vero salvatore di noi poracci. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se avete delle raccomandazioni, dei suggerimenti di sconti da non perdere assolutamente. Come al solito però, prima di tutto vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Basta che vi iscrivete a questo canale, così non ci pensate più. In descrizione trovate tanti links da cliccare, cliccateli, mi raccomando. Io ho detto tutto, iniziamo! Questo in realtà è solo l'ultimo di una lunga serie di video dove andiamo a caccia di sconti su eShop e quindi nel caso siate nuovi vi devo assolutamente introdurre a Deku Deals. Se invece siete dei poracci di vecchia data ed è tipo la centesima volta che ascoltate questa introduzione, come al solito potete usare i timestamp per saltare direttamente al capitoletto successivo. Va bene, dicevamo, Deku Deals è una piattaforma non gestita da Nintendo, non ufficiale quindi, che rende la navigazione su Nintendo eShop estremamente semplice. Questa piattaforma prende il database dello store digitale di Nintendo e lo organizza con un'interfaccia molto più intuitiva e funzionale. Su Deku Deals si possono fare tante cose che purtroppo su eShop ci sogniamo. Ricerche personalizzate, tanti filtri diversi, una wishlist che addirittura invia delle notifiche e via dicendo. Ma la cosa più importante secondo me è all'interno di ogni pagina prodotto. Infatti cliccando a caso sul primo possiamo notare come è strutturata la scheda di ogni gioco. Sulla sinistra abbiamo tantissime informazioni interessanti che ci possono aiutare nella scelta dell'acquisto, che vanno dal sapere quanti giocatori supporta il titolo, chi è il publisher, chi è lo sviluppatore, ma anche qual è la media Metacritic, quante ore ci si mette a completarlo e anche quali sono le lingue supportate. E questo so che è un fattore che interessa tantissimi di voi. Ma la vera star di questa scheda rimane comunque qua al centro, il price history, ovvero la storia dei prezzi di ogni singolo prodotto. Analizzando questa tabella possiamo infatti scoprire se effettivamente lo sconto proposto in questa determinata campagna sconti è conveniente o meno. Quindi in questa ricerca gli unici criteri che andremo a seguire saranno quelli di affidarci alla sezione di hottest deals, ovvero gli affari del momento, e come filtri metteremo semplicemente le edizioni digitali. Come tipo di sconto andremo a selezionare new lowest price, perché così saremo sicuri di andare a vedere dei prezzi che non si sono mai visti prima e renderanno insomma questo video molto più agevole, perché così sarà strutturato solo su 9 pagine e magari se non perderò troppo tempo riusciremo ad arrivare fino in fondo. Quindi bando alle ciance, partirei subito. Abbiamo parlato prima di Immortals Phoenix Rising, lo Zelda like di Ubisoft. Ne abbiamo parlato molto spesso, 11,99 è un buon prezzo anche perché si trova fisico su Amazon, ma più o meno siamo sempre lì, anzi forse su Amazon costa anche di più, ma ultimamente la versione fisica di Immortals viene venduta con un codice di download, quindi non vi cambia assolutamente nulla se non che avete una scatola di plastica. Quindi se ancora non avete preso questo Zelda-like, fatelo perché è molto, molto interessante, è simile a Breath of the Wild, ma non completamente identico. L'unica cosa è guardatevi qualche video di gameplay su Switch, perché essendo un open world rispetto alle altre versioni graficamente non è un granché. Subnautica è un titolo che non ho mai giocato, ma insomma è famosissimo, non penso ci sia bisogno di introdurlo. È una sorta di survival ambientato nelle profondità marine di un pianeta alieno dove bisogna sopravvivere, fare tanto crafting e soprattutto evitare le mostruosità abissali che ci attaccheranno. Il porting è stato considerato come ben fatto, nonostante ci siano un po' di
problemi tecnici, ma questo è dettato dalla natura open world di questo mondo abbastanza vasto. Ma insomma, se non avete mai giocato, sotto i 10 euro inizia a essere un prezzo molto interessante, quindi perché no? Dipende quanto vi terrorizza il setting, perché ho scoperto che ci sono tantissime persone che hanno una paura mostruosa delle profondità marine, quindi tenete questo a mente. Andando avanti, Golf Story, vabbè, capolavoro assurdo, ogni volta prego 10.000 complimenti nei confronti di questa produzione indie. Recentemente è uscito il suo seguito, che purtroppo però è stato recensito malissimo da tutti quanti, sia in parte per dei problemi proprio tecnici, sia in parte perché a quanto pare gli sviluppatori hanno provato ad espandere troppo la formula vincente di Golf Story ed ne è uscito fuori qualcosa di troppo ambizioso ma poco concreto, che si perde un po' insomma per strada. Golf Story invece rimane un gioco perfetto, un adventure RPG incentrato sul golf. A me il golf non piace assolutamente, ma questo gioco l'ho adorato, è super simpatico, stupidissimo, c'è solo in inglese mi sembra, e sì, la lingua supportata è soltanto l'inglese, magari tenete conto di questo. Andando avanti, c'è The Talos Principle, che è un puzzle game molto particolare, e lo giocai su Game Pass, sì, una sorta di Portal, però non basato sulla fisica dei portali, ma più che altro su degli enigmi di logica. È molto interessante, forse uno dei giochi più particolari che ho provato in questo genere. In questo caso mi ricordo che su Switch le performance erano un po' traballanti, ma niente di che. E se cercate comunque un puzzle game abbastanza stimolante, ma soprattutto con una storia, una trama anzi, che tratta temi filosofici, io ve lo straconsiglio. Carrion è un grandissimo metroidvania di stampo horror che consiglio spesso, il prezzo è molto molto interessante, all'epoca stava sul Game Pass, magari sta ancora lì. Toem ve l'ho straconsigliato, ve lo continuo a consigliare, un'avventura strarilassante, un'avventura fotografica, l'ho trovato super rilassante, molto divertente, l'ho platinato addirittura su PlayStation, 6 euro è veramente una sciocchezza, compratelo assolutamente. Poi abbiamo la Gold Edition di Immortals Phoenix Rising, che immagino comprenda anche i DLC, che non ho mai giocato però. Valiant Hearts The Great War è un grandissimo gioco, un'avventura straparticolare che racconta gli orrori della prima guerra mondiale, giocato all'epoca, in realtà mi è sembrato di vederlo giocato all'epoca, non all'inizio del 1900, ma l'ho giocato quando è uscito, penso ormai una decina di anni fa, un 8-9 anni fa immagino. No, su Switch è uscito nel 2018, ma sulle altre piattaforme molto prima. No, effettivamente questo qua è il prezzo più basso di sempre, perché di solito viene scontato a 4,99, 1,99, io ve lo consiglio perché è un gioco molto semplice, riesce a trasmettere l'insensatezza della guerra e l'assurdità di ogni conflitto armato. Andando avanti, qui c'è un gioco che mi attira sempre tantissimo, ovvero Kaze and the Wild Masks. 7,99 è ancora un po' un prezzo limite, diciamo, siamo sempre lì, perché rispetto ai soliti sconti non è che alla fine scenda di tantissimo, è sceso di altri 2 euretti. E pensate, questo ho sempre pensato fosse un Metroidvania, ma in realtà è un platform duro e puro, ispirato proprio tanto 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 a quelli che erano i Donkey Kong Country originali. Platforming 2D bello, bello ritmico, bello difficilotto anche. Ho veramente un debole per questo tipo di giochi, però l'art style della copertina che non mi ha mai convinto, mi è sempre sembrata una cosa cheap, molto da videogioco per cellulare. E poi in realtà, se andate a vedere il gameplay, ha una grafica 2D molto convincente, che non c'entra niente con questo disegno, che mi ha sempre un po' allontanato dall'informarmi sul gioco. Quindi se siete amanti ai platform ve lo consiglio, se invece siete amanti ai platform bastardissimi, vabbè, Super Meat Boy è un po' una delle cose più interessanti che è uscito dal panorama indie ormai, non so, questo sarà veramente di una decina di anni fa. Ottima conversione su Switch, preparatevi, ecco qui, a tirare parecchie imprecazioni, perché si tratta di uno dei giochi più difficili e bastardi mai concepiti da mente umana. Si muore tanto, ma morire è proprio parte integrante dell'esperienza. Ve la sentite spendere 29,99 sulla Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition? Io non lo so, è un po' un azzardo. Esiste anche la versione fisica, io non vi so dire a che punto sono arrivati con le patch
e con, diciamo, l'aver aggiustato tutte le cose che non funzionavano di questi tre porting orrendi, però partendo da una base così scarsa, almeno nell'edizione Switch, non so fino a dove si possa arrivare a suon di patch. Fossi in voi, investirei i vostri soldi in modo diverso, ad esempio nell'espansione Subnautica, magari vi è piaciuto il gioco base, potete sempre recuperare al prezzo più basso di sempre un'espansione che tra l'altro è pure bella corposetta. Vi segnalo che c'è l'edizione fisica su Amazon, ma costa un bel po', mi sembra una cinquantina di euro, che include sia il gioco base più l'espansione. E a proposito di collection, cioè interessante la Diablo Prime Evil Collection, che se non sbaglio, allora a parte che è lo sconto più basso di sempre e scende sotto i 20 euro, che è interessante, ma se non sbaglio dovrebbe essere un pacchetto bello completo, sì, perché include sostanzialmente Diablo 3 e tutte le espansioni più Diablo 2 Resurrected, che è un po' il remake grafico del secondo capitolo. Se siete amanti degli hack and slash in stile Diablo, direi che Diablo è il gioco perfetto per voi. C'è anche il Mephisto Pet DLC, veramente imperdibile. Comunque, 19, meno di 20 euro, inizia a essere interessante. Minit è lo Zelda dove ogni partita dura meno di un minuto, lo straconsiglio. La Portal Collection, la Portal Companion Collection, porca miseria, 11,39 euro. Veramente un affare, anzi che questo gioco l'hanno iniziato a scontare da subito, è uscito a metà dell'anno scorso se non sbaglio. È una collection di due giochi vecchiotti, ovvero Portal 1, Portal 2, ma rimangono comunque dei capolavori, dei capolavori senza tempo, in particolare il secondo episodio, forse uno dei giochi più importanti di sempre. Se non avete mai giocati, sul serio, 11,39 euro, io ne spenderei anche solo 15, proprio mi rovino, anche solo per il secondo Portal, che è uno di quei titoli che almeno una volta nella vita vanno giocati. Poi, andando avanti, di cose interessanti ce ne sono parecchie, ma più o meno le abbiamo già discusse in passato. Mi ha sempre attirato tantissimo Slime Rancher, ne ho sentito parlare strabene, ma non vi nascondo che è un titolo che non conosco. 10,49 euro, guardate, non prendo in considerazione l'acquisto solo perché è sopra i 10 euro, però questo potrebbe essere un titolo molto interessante, anzi vi aspetto nei commenti per sapere se qualcuno di voi ha giocato a Slime Rancher e soprattutto se avete provato la versione per Switch. Se vi piacciono i roguelike procedurali, Skull the Hero Slayer è interessante, è una bella rivisitazione che non aggiunge nulla al genere, però vi mette dalla parte dei cattivi. E mi ricordo che però uno dei problemi principali era che il gioco era difficilissimo, soprattutto nei primi ambienti, nei primi biomi, diventava veramente un casino sopravvivere. Non penso sia buono questo prezzo di Fire Emblem Warriors, perché 39,99 probabilmente gli sconti sul fisico si trovano intorno a questo prezzo. Controlliamo al volo, vi confermo che Triops si trova allo stesso prezzo in edizione fisica. A questo punto, se dovete scegliere, io fossi in voi preferirei l'edizione fisica. No Man's Sky, qui il fisico addirittura costa di meno, stessa cosa vale per Nier Automata, comunque gioco che vi consiglio assolutamente di recuperare. Olicia penso che lo comprerò, ragazzi, perché l'ho sempre tenuto d'occhio, un altro action adventure molto semplice, molto lineare, non è un Metroidvania, però ne ho sempre sentito parlare un gran bene. Il prezzo di 15 euro è un po' troppo alto per un gioco che, se non sbaglio, si finisce intorno alle 6 ore, no, addirittura 5, se non si vanno a prendere gli extra. Però la cosa di cui avevo sentito parlare un gran bene era il sistema di combattimento, che integrava un sistema di combo che permetteva poi di switchare in tempo reale le armi. In fase di recensione aveva colpito più di un recensore, quindi 5,99, se non spuntano fuori cose più interessanti potrebbe essere uno degli acquisti di questa ondata di sconti che farò. Attenzione, Gibus Actual Adventure, 1,99, regalatissimo proprio. Questo qua invece è un'avventura punta e clicca di stampo molto classico e dove c'è un gattone in copertina, quindi già qui direi che ci siamo, si può procedere oltre con l'acquisto. Abbiamo anche l'italiano, non ricordo bene quali fossero i temi trattati, però mi ricordo di aver visto qualche recensione su dei canali indie dove dicevano sostanzialmente un'avventura punta e clicca con uno stile grafico molto, molto carino, molto ispirato, che più classica di così proprio non si può. Metteteci insomma anche tutto l'umorismo delle avventure dell'epoca d'oro del genere. Per 1,99 forse questo è uno di quegli acquisti che si possono fare proprio a cuor leggero. Continuano poi le edizioni di Immortals Fenyx Rising. Se siete in cerca di un bel picchiaduro 2D in stile anime, Persona 4 Arena Ultimax è un grande gioco, poi soprattutto se siete super fan
dell'universo di Persona. Ora che su Switch si può riscoprire Persona 4, immaginatevi che Persona 4 Arena Ultimax ha anche un doppio story mode che da una parte porta avanti anche la storia del 3. Molto molto figa come cosa. Però vi devono piacere i picchiaduro, eh? Rimane un picchiaduro in tutto e per tutto. Ci abbiamo anche, a proposito di avventure grafiche, il nuovo Return to Monkey Island, che inizia a essere scontato abbastanza del 25%. Rimangono sempre 18,74€, non pochi. Però, fossi in voi, aspetterei un attimo, perché avevo sentito dei rumors riguardanti una possibile edizione fisica, però liscia, non da Limited Run Games, eccetera eccetera. Quindi magari che non sarà costosissima. E lo sapete, io preferisco di base, preferisco sempre il fisico. Holy Holy World ve lo consiglierei, ma in realtà lo regalano un po' in tutti i servizi in abbonamento delle altre piattaforme, quindi 18€ sono ancora tanti. Mentre Inscription, non so se è incluso o gratis, tra molte virgolette, da qualche parte, però è uno di quei giochi da avere assolutamente. 14,99€ in realtà è un prezzo un po' alto rispetto agli store digitali. Io mi ricordo lo comprai all'inizio del 2022 su Epic Game Store e lo pagai 9,99€. Però è anche vero che è la prima volta che viene messo in sconto. Quindi, ragazzi, si tratta di uno dei titoli indie più intriganti degli ultimi anni, e lo dice uno che a me i giochi, i card game, non piacciono assolutamente. Questo mi ha stregato proprio, ed è molto più di un semplice card game. Inscription è proprio un mondo pazzo, un mondo folle, che lo dovete scoprire assolutamente, non vi dico altro. Tra l'altro pure bello longevo, insomma, straconsigliato. Pagina 3, iniziamo ad accelerare un po'. Pac-Man World, prendetelo se siete proprio stra amanti dei platform 3D. Purtroppo un platform non invecchiato nel migliore dei modi, ma questa remaster slash remake è ben fatto, aggiorna molto il titolo originale del PlayStation 1, perché se poi tornate indietro su quello là vi rendete conto quanto non funzionasse il gioco base. Ma in realtà questo Pac-Man World, per quanto in modo abbastanza impercettibile, rende moderno e giocabile un titolo altrimenti invecchiato malissimo. Sifu per me è uno dei giochi dell'anno, però la versione su Switch non mi ha convinto per niente. Non so se l'hanno patchato o meno, per me perdeva tantissimo a livello di impatto e presentazione grafica, e poi c'erano anche dei cali di framerate ingiustificabili, quindi non lo so. Android Unos 2 c'è dietro, da qualche parte. I ragazzi di Pixel Art mi hanno mandato l'edizione della collezione, ancora non l'ho giocato, però se vi piacciono gli shoot 'em up vecchio stile, questo è proprio uno shoot 'em up così vecchio stile che addirittura è il seguito di un gioco storico della SNK. Ve lo consiglio sulla fiducia. Tra l'altro sono dei grandissimi quelli di Pixel Art, perché questo ancora non l'ho fatto vedere a nessuno. Recentemente mi hanno inviato un pacco di auguri, senza senso proprio, per il di buon nuovo anno, di buon 2023, e c'è anche una penna, oltre che tanti gadgets. Insomma, non so perché mi amano, io gli voglio benissimo. Grazie ai ragazzi di Pixel Art, fatemi un giro sul loro sito. Andando avanti, niente, evitate come la peste Alan Wake, perché gira malissimo su Switch, e lo dico proprio con il cuore che piange. Civilization 6, non ve ne ho parlato prima, questa è la Platinum Edition, ma in realtà ne abbiamo già discusso in passato. Super porting per un super strategico che incredibilmente funziona bene su console, e in particolare su console portatile. L'unica pecca di questa versione è che non ha l'online. Scendendo giù, abbiamo un buono sconto su Cult of the Lamb, sulla Cultist Edition, uno degli indie più premiati dell'anno scorso. Non ho ancora avuto modo di provarlo, però se proprio devo scegliere, io andrei con l'edizione fisica. Tra l'altro la Cultist Edition costa tanto, una cinquantina di euro, ma c'è un bel packaging, quindi se devo sbavare su un gioco, sbavo in edizione fisica. Qui due cose interessantissime, attenzione, attenzione, attenzione. Abbiamo Tormented Souls, survival horror vecchio stile, proprio come i primi Resident Evil e i primi Alone in the Dark, ma che in realtà è modernissimo, è recentissimo, e viene considerato come uno delle lettere d'amore più riuscite in assoluto che hanno rilanciato il genere dei survival horror. Io fino ad ora l'ho ignorato senza un preciso motivo, nonostante apprezzi molto quell'epoca del videogioco. Cioè, per dirvi, è così classico che se volete potete attivare i tank control, controllare la protagonista proprio come si controllavano i primi Resident Evil, cioè in modo scomodissimo. Questa è pura dedizione alla old school. Dicevo, l'ho ignorato senza un particolare motivo, ma ora che ho
scoperto Signalis, ho giocato e strapprezzato Signalis e ho capito le potenzialità della scena indie del genere survival horror, un Tormented Souls mi attira parecchio, forse ancora leggermente troppo alto come prezzo. Sinceramente non mi ricordo se c'è l'edizione fisica, però non date retta a Metacritic, soprattutto agli utenti che non capiscono niente. Se siete amanti dei survival vecchio stampo, questo è proprio è da manuale. E allo stesso modo c'è questo The Kids We Were, che mi sembra, oddio, rispetto allo sconto precedente è stato fatto niente poco, perché l'ultima volta era scontata a 7,83, questa volta a 7,55, ed è un'avventura super relax, che la grafica mi ha ricordato subito, in realtà io come punto di riferimento c'ho The Tourist, pensavo fosse fatto dagli stessi sviluppatori, in realtà no, però parlano tutti quanti nelle recensioni di un'avventura carinissima, dove ci sono parecchi enigmi da risolvere, che però non è assolutamente frustrante o difficile, cioè non è una di quelle cose cervellotiche che magari vi farà imprecare all'infinito perché non capite come si procede, ma oltre ad avere uno stile grafico simpaticissimo, anche a livello di trama e setting narrativo mi incuriosisce parecchio. E volevo riprendervi una recensione che avevo letto, mi sembra, di multiplayer.it, aspettate che la ricerco. Ecco, l'ho trovata, cioè questa frase che mi mette addosso un hype assurdo e secondo me è un buon motivo per comprare il gioco, ed è: prendete 100 grammi di Ritorno al Futuro, aggiungete un cucchiaino di Haruki Murakami e qualche spezia di Gambare Goemon, frullate con Stranger Things e alla fine condite con Earthbound, il risultato sarà The Kids We Were. E direi che già solo questa frase basta per vendermi il gioco. Anche questo è un acquisto potenzialmente interessante, il prezzo è abbordabile. Super delusione invece per il picchiaduro di Jojo. Tra l'altro, prezzo più basso di sempre, ma è comunque altissimo, 32 euro. Two Point Campus, grandissimo gioco per gli amanti degli strategici e per quelli che sono abbastanza age per ricordarsi il periodo d'oro della Bullfrog, ma qui mi sa che sto tirando fuori i nomi che ben pochi ricorderanno. Andando avanti, qui i titoli iniziano a farsi sempre meno interessanti, ma probabilmente sto saltando delle cose che molti riterranno dei titoli proprio dei must have assoluti, e quindi chiedo perdono in anticipo se sto skippando qualcosa di interessante. Tra l'altro di Floppy Nights ne ho sentito parlare un gran bene, ma ignoro completamente che tipo di gioco sia, mi devo informare su questo. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante prima della fine delle 9 pagine, ma ormai praticamente ci siamo. Oh, bellissimo! Oh no, geniale, ok. Abbiamo trovato una cosa interessante. Mac Pixel 3. E questa cosa mi fa morire. Ah, tra l'altro la prima volta viene scontato. 5,99. Ragazzi, è un'avventura punta e clicca totalmente demenziale, dove sostanzialmente bisogna salvare la situazione come se ci fossero tante situazioni di pericolo diverse. C'è questo eroe, Mac Pixel, che arriva e un po' come MacGyver o un eroe action anni 80, salva la situazione facendo qualcosa di completamente stupido. Guardate, da spiegare è impossibile questo gioco, ma vi dico soltanto che io nerdai durissimo su Mac Pixel 1 su Steam, e credo che Mac Pixel 2 in realtà non sia mai uscito, questo per farvi capire il livello di demenzialità di questo gioco. Io, ragazzi, non lo so, ecco, questo potrebbe essere proprio un acquisto stupidissimo, ma guardate, se non fosse un periodo così denso di uscite e di cose che sto facendo, l'avrei comprato proprio a occhi chiusi, perché Mac Pixel è proprio la fiera dell'idiozia, ma di quell'idiozia che proprio mi tiene ancorato e proprio mi fa ridere dall'inizio alla fine. Scappando a Mac Pixel, se no lo compro. Abbiamo Nexomon per gli amanti dei Pokémon tarocchi. Ah, bellissimo! The Darkest Tales è la risposta italiana, più o meno, a non tanto a Metroidvania, ma a qualcosa che si avvicina a un Metroidvania e ricorda in parte, forse nel sistema di combattimento, nel sistema di morte e respawn, ricorda un po' Hollow Knight, eccetera, eccetera. Però è un titolo che forse la struttura di Metroidvania ha ben poco, perché è un'avventura molto più lineare e circoscritta e compatta. È dagli autori, il Trinity Team, sono gli autori di Bud Spencer e Terence Hill, Slaps and Beans, e tra il primo e il secondo episodio hanno fatto uscire questo Darkest Tales, che mi ha sempre incuriosito. 13,99 inizia a essere un prezzo interessante,
però alla Milan Games Week ho visto l'edizione fisica e forse mi piacerebbe avere l'edizione fisica di questo gioco, però ragazzi, se siete in cerca insomma di un bel prodotto, di un prodotto italiano, perché no? Darkest Tales potrebbe essere quello che fa per voi. Tutte le espansioni di Dead Cells in un pacchetto a 31€, un po' tantino forse. E per chiudere, abbiamo il bundle di... no, oddio, cioè Dead Cells più l'espansione ispirata a Castlevania, Return to Castlevania, a 22,99€. Questo penso sia appena uscito, sì, è uscito subito dopo il Nintendo Direct, se non sbaglio. Questo potrebbe essere un bel titolo su cui buttare centinaia di migliaia di ore. Perché no? Perché no, ragazzi? Tra l'altro, il crossover con il mondo di Castlevania è stato accolto positivamente dalla critica e si parla di uno di quegli omaggi fatti proprio bene, bene, bene. Quindi, se vi piacciono i roguelike procedurali, Dead Cells, vabbè, è uno dei top del genere. Ma in più, se siete dei nostalgici dei Castlevania vecchio stile, anche questo è un motivo in più per investire questi 23€, che però non sono pochi. Riconosco che non sono pochi. Detto questo, poracci, direi che ci fermiamo qui perché sono finite le offerte proposte a Nintendo per questa campagna sconti. Io sto registrando da un botto, credo, no, neanche troppo. E corro subito a montare questo video. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i vostri suggerimenti, quali sono secondo voi gli sconti imperdibili per questo festival di febbraio, che è proprio la festività che più mi piace festeggiare in assoluto sin da quando sono piccino piccino. E niente, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, tenete gli occhi aperti anche su altri canali, perché potrebbero uscire delle recensioni in questi giorni. Però intanto fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Festival, Michele Febbraio, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Quei valori fondamentali della conquista non violenza. Ciao.